Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Valiant Hearts. La volta scorsa, ragazzi, vi avevo chiesto di superare i 50 like, li abbiamo strasuperati, per cui grazie veramente a tutti. Ho potuto appunto vedere dai commenti che avete lasciato al video che questa serie è stata accolta con grande entusiasmo da tutti voi, per cui io vi ringrazio per il supporto. E visto, ragazzi, che a parer mio questo gioco merita tutto il supporto possibile, vi chiedo anche per questo nuovo video, ragazzi, di raggiungere almeno i 50 like. Avevamo visto purtroppo che la storia iniziava in maniera molto triste, con la separazione dei personaggi che ci hanno fatto conoscere, di Marie, Carl, Emile, separazione causata purtroppo dalla Grande Guerra. Abbiamo conosciuto anche un altro personaggio che si chiama Freddy, un americano che si è arruolato nelle truppe inglesi. Insomma, all'inizio è stato abbastanza purtroppo commovente, e ci ritroviamo adesso di nuovo con Emile, che era stato ferito, però a quanto pare è stato curato perché è stato fatto prigioniero e quindi sembrerebbe essere diventato il cuoco di questo reggimento. Non so se si può chiamare reggimento. Fatto sta che mi è stato ordinato dai ragazzi di andare a cucinare, per cui amore, ma sei un amore. Ok, che gli devo mettere l'acqua. Ma questo cane è bellissimo, questo bellissimo cucciolone. Ma certo che te la do l'acqua. Guarda quanto è bello, oddio, oddio. Di sicuro il cane è più grato di voi pezzi di merda. Questo di sicuro. E sì, amore, tu sei bravissimo, sei bellissimo. Non mi permette manco di fargli una carezza. Allora, bisogna cucinare. Würstel? Saranno Würstel, salsiccia, come si può dire? Vabbè, acqua, fuoco e poi salsicce, mi pare ovvio, va bene. Carl! Padre mio adorato. Viviamo in un clima di incertezza. Il nemico usa gli abitanti di Saint-Mihiel come scudi umani contro le bombe francesi. Spero che i tedeschi ti trattino bene e che le ferite siano guarite. Tuo nipote ti manda tanti baci. Ecco una sua fotografia. Scrivimi presto. Ti voglio bene. Addio, Paolo. Sì, ho capito che vi devo cucinare i würstel. È inutile che gridi come un animale. Ok, va bene, allora porterò questo calderone qua sotto. Ecco fatto. Quindi per aprire l'acqua devo girare questa grossa valvola, vero? Mi sa proprio di sì. Perfetto, ecco fatto. Per accendere il fuoco invece devo tirare questa leva, sembrerebbe. Ok, una volta che bolle suppongo che ci posso buttare i würstel. Ecco fatto. Ah, che bontà, era fierissimo Emil. Vabbè, che faccio? Mi porto direttamente al calderone, davvero ammazza. Qua c'è zuppa per un reggimento, ragazzi, nel vero senso della parola. Oh merda. Oh merda. Ragazzi, oddio Gesù. Oh, oddio Gesù, amore. Mettiti a riparo, amore, mettiti a riparo. Amore, mi hai salvato la vita, piccolo! Peachy! Oh, ma dai, davvero, possiamo... Non me lo ricordavo sto dettaglio, ma che bello! Possiamo interagire anche col cane! Amore, ma tu sei un genio, tu sei fantastico, sei fantastico! Se ci penso io, guarda, tac e tac, hai visto, amore? Tu sei fantastico! Ah, gli posso fare anche le carezze, ma che bello! Oh mio Dio! Ok, amico, sì. Ecco qua. Dov'è? Oh merda, sul dirigibile. Davvero, l'hanno portato via. Oh, vabbè. Allora. Ah, perfetto. Lui può passare dove noi non possiamo passare. Suppongo che quella leva debba cadere. Per cui se tu la vai a prendere, amore, mi fai un grandissimo favore. Ho fatto anche la rima.
Amore, grazie. Ma quanto sei intelligente. No, ridammi la leva, ma tu sei intelligentissimo. Perfetto. Tiriamo su. Amore, ma quanto sei bravo. Sei bellissimo, bravissimo, intelligentissimo. Allora, ecco, tu ti sei direttamente seduto lì, d'accordo, vorrà dire che starei lì. Benissimo, cosa possiamo portare con noi? Questo a fare qui. Ah, ho visto che questo fa sotto e sopra, quindi magari... ma questo per forza di fisica ricadrà. Ok, a meno che non facciamo subito. Oh, che culo. Vai su, amore, non so perché tu debba andare su, mica devo saltare su. Ah, devo saltare su, fantastico. Guidami tu. Amore, ah, quel buco è per te, vero? Sì, vai. Vai nel buco, vai. Giustamente lui mica può scendere le scale, come fa? È impossibile. Ecco fatto. Cosa c'è, amore? Hai trovato qualcosa? No, va bene. Andiamo avanti, allora. Senza indugio, senza paura. Col nostro padellino fantastico e meraviglioso. Ok, posso scavare. Posso addirittura scavare, ma che meraviglia. Minchia, sei sbucato dal nulla, amore. Sei fantastico. Sei una frezza, oh mio Dio. Quello scheletro suppongo che significhi che quello è altamente pericoloso, vero? Esatto, proprio di sì. Va bene, vorrà dire che scenderò le scale. Allora, sì, amore, sì, passa per il buco, va. Passa per il buco, vieni. Ecco qua. Oh, tu devi stare assolutamente vicino a me, perché a te non ti deve succedere niente, capito? Sì, amore, l'ho vista la scala, però c'è... Adesso ci interessa e non ci interessa. Andiamo avanti, va. Che hai trovato? Che hai trovato, amore? Che cos'è? Che hai trovato? Prendilo. Amore, che ha trovato l'ossetto lui. Ma tu sei un genio. Ecco, ci servirà. A posto. Ma vedi che sei geniale tu. Tu sei un genio, sei un cane. Ti chiamerò genio, va bene? Ti chiamerò genio. Oh... Più genio di così è impossibile. Oh, facciamoci strada. Tu passa ovviamente nel buco. Suppongo di dover andare su. Mi sa proprio di sì. Ok, adesso facciamo attenzione sperando di non esplodere. Malissimo, eccoci qua. Amore, eccoci ritrovati. Che c'è? Oh mio Dio. Salami, che cosa sono? Dove devi andare? Genio, vieni qua. Genio, vieni qua, non ti muovere. Accidenti. No, amore, no, oddio, no. Oddio, come lo libero. No, state fermi. Oddio, no. No, amore, no. Le truppe inglesi continuarono l'offensiva a Neuve-Chapelle. Il loro solo obiettivo: riprendersi Port Arthur. Eccolo qua, il nostro grande Freddy. Va bene, ci penso io, tanto me lo devo sbrigare sempre io. Andiamo, va. E chi c'è qua? Perfetto. Ragazzi, state attenti. Come non detto, ok. La devo far saltare, perfetto. Ammazza che pugno. C'è il pugno di ferro in tutti i sensi. Attenzione, ragazzi. C'è del filo spinato, ci penso io. Oh merda. Aiuto. Che culo. Fisica per poco, ragazzi, non ci crivellano. Avanti così, amico. Ti guido io col mio pugno di ferro. Al riparo. Ecco fatto, tac. Bisogna farlo saltare, ci penso io come sempre a farlo saltare. Allora, ammazza, c'è più. Due, che cosa? 2, 3, 2. Ok. Ah, infatti, ragazzi, vedete, ci sono da 2 candelotti, da 3 candelotti, da 4. Ok, tieni e. Ah, li appendi tu, te lo lancio. Ecco qua. Grande, ok, suppongo di doverti spostare, vero? Ecco fatto, guarda, tac. Perfetto, sì, ci penso io, dammi un attimo per andarla a prendere, ecco qua. Tac. Vedi che sono un genio pure io, come il cane. Ecco qua. Tac.
No, di là, di là, di là, di là, di là. Ecco. Oh. Ecco qua. Sì. E poi dillo a tutti che è merito mio, eh. Yuhu, sì, lo faccio esplodere io, stai tranquillo, eh. Troppo entusiasmo, lo faccio saltare io, che sono il capo artificiere del boom. Tac. Sì. Che forza. Ah, ok, perfetto. Devo andare su tanto. Wow. Siamo nella torretta tedesca. Oh merda. Oh merda, oh merda, oh merda. Devo fare io qualcosa devo fare. Ok, ok, ci penso io. Ci penso io. È morto? No. Ah. Siete salvi tutti e due. Avete bisogno di aiuto. Certo che lo aiuto. Sì, sì, sì. Ci penso io, amore. Ti salvo io. Stai tranquillo. Dai, stai tranquillo. Ecco fatto, hai visto. Oh. Stai bene. Certo. Ecco fatto. Merci, mon ami. Vedi che... Tu regna. Ok. E lui deve cercare Carl, ovviamente, sì. Quindi entrambi vanno insieme. Fantastico. Nel mezzo di continui attacchi e contrattacchi, Freddy ed Emil ritrovarono lo sfuggente barone e il suo reggimento a Ita. Perfetto. Ok, reggimento trovato. 22 aprile. Oh merda. Il 22 aprile 1915 il gas cloro fu usato per la prima volta dai tedeschi. Oh mio Dio. Ok, suppongo che nessuno di noi si possa avvicinare a quello. Però tu puoi andare, amore. Tocca a te aiutarci, salvarci tutti. Meno male che quell'affare è collegato a una leva che può chiuderlo. Amore, ma vedi che tu sei un genio. Lo dico sempre che tu sei un genio. Sei un genio, amore. Sì, sì, sì. È tutto merito tuo. I cani da guerra, ragazzi, vedete? Sempre fedeli compagni dell'uomo. E a quanto pare, ragazzi, il primo attacco con il gas della storia. Il cloro è in grado di ustionare occhi, pelle e polmoni, persino attraverso tessuti o stivali di gomma. L'effetto di tale gas è letale. L'unico espediente escogitato dai canadesi per sopravvivere fu coprire naso e bocca con un fazzoletto imbevuto di urina. Mamma mia, ragazzi, quante... quante se ne sono fatte durante la guerra, è veramente incredibile. Ok, di qua quindi non si può passare, però noi possiamo scavare. Oh mio Dio. Sì, amore, sì. No, ok, lo porto giù. Spero che questo coso si agganci. Almeno mi auguro. Tu puoi venire giù, amore? Forza! Ok, fantastico. Eccoci qua. Vieni amore, vieni, dai. Vieni qua, perfetto. Mi porti giù tu. Vedete quanto è geniale sto cane. Cioè, capace pure di girare, di tirare le leve, di spingere le leve. Cioè, è fantastico. Oh, mio Dio. E... ok. Perfetto, ok, chiarissimo. Dobbiamo fare in modo che il gas passi in tutti i tubi. Forse è così. Amore, se tu spingi quella leva, vediamo cosa succede. Ah, ecco qua. Ok, ma se io invece giro questa valvola. Ah, ok, si girano entrambi. Perfetto, allora aspettate un attimo. Giriamo di qua. Ecco fatto. E spingi la leva, amore. Ok, sì. Era la cosa giusta da fare, perfetto. Quindi dobbiamo fare la stessa identica cosa di qua. Solo che, come avevo appunto notato, qua c'è un tubo che purtroppo non è ben collegato agli altri. E questa figura è estremamente indicativa, nel senso che ci serve questo carrellino. Questo mi pare ovvio. Quindi lo porterò con incredibile baldanza di qua. E immagino... sì, amore, sì, ho visto che il tubo gli è scollegato. Ok, il cane è tanto è capace di tirare le leve, per cui
Deve tirare su la scatola, esatto, e noi dobbiamo mettere sotto questo. Fantastico. Così potremo far sì che il tubo, insomma, si ricolleghi all'altro. Perfetto. Ecco qua. Yes! Ok. Ci siamo, genio, eh? Tu sei tranquillo che... Ecco fatto. Problema risolto e... Ah, perfetto. A posto. E dobbiamo vedere un attimo come girare i vari tubi. Oh, ecco fatto. Ammazza che botta. Saremmo sopravvissuti. Vai, Freddy, senza paura. Oh mio Dio, stanno bene? Ok, perfetto. Emil sta bene, il cane dov'è? Genio? Genio? Oddio, dov'è il cane? Oh, non lo vedo, dov'è il cane? Dov'è? Uffa, vabbè, sta bene, l'importo. Sembrerebbe stare bene perlomeno. Tanto farlo scendere qua sarebbe inutile perché non potrebbe salire le scale. Ah! Ok. Andiamo su, andiamo su, andiamo su. Caro amico! Ok, dobbiamo procedere. Perfetto, andiamo. Tu sei un genio, continuerò a dirlo che tu sei un maledetto genio. Vieni qua, vieni qua. Amore, muoviti, muoviamoci. Ok, la situazione è assolutamente terribile, terribile, terribile. Dove vai, Freddy? Perché non ci ha seguito qua dentro? Andiamo, amore, andiamo. Non preoccuparti, spero che starà bene. Ok. Freddy dov'è? Mi ha detto Emil, sbrigati. Ok. Non so cosa devo fare, ma cercherò di farlo in fretta. Posso legarlo questo? Non so perché, ma... Ok, amore, puoi entrare nel... Oh, entra pure nel cestino. Ma che bravo che è. Freddy, ah, gli devo aprire, gli devo aprire, gli devo aprire. Ok, muoviti, 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 genio, muoviti, per l'amore del cielo. Ok, fai scendere la scala, per favore. Grande, sei grande, amore. Ok, cercherò di fare il più fretta possibile. Dammi l'ossetto, amore. Sì, le carezze dopo però. Dai! Ecco. Chiudi, 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 Thank you, my friend. chiudi. Di niente, però. Dobbiamo fare in modo che non entri il gas. No, non stava arrivando il gas. Vabbè, ok, lasciamola pure aperta la botola. Perfetto. Allora. Questo. Perfetto. Oh, merda. Oh, merda. Ok, siamo nella cacca. Siamo nella cacca, pupù. Nella merda più nera. E mi devo pure sbrigare. E mi devo sbrigare. Oddio che ansia. Aiuto. Oddio. Ok, suppongo che non sia finita qua, no? Oh Gesù. Chi è? Ma che cazzo. Aiuto, per favore. Il suo nome era Anna, una studentessa belga residente a Parigi. Era sulle tracce del padre scomparso. Ah. Per una volta il fato sorrideva loro. Andavano nella stessa Ah, meno direzione. male. Che Si stavano culo. avvicinando a Vimy quando uno squadrone tedesco li avvistò. Ecco, e te pareva. Mannaggia santa. Allora, dovrebbe avermi salvato la partita qui, ragazzi. Io non voglio far durare troppo questi video perché il gioco di per sé comunque non dura tantissimo. Io spero, ragazzi, che continuerete a supportare con tutto l'entusiasmo che ho visto ancora questa serie perché secondo me merita tutto il supporto di questo mondo. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un budoscio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!